Un colpo nel finale e la Rapid United, battendo la Leoncelli, infligge ai Leoni di Vescovato la prima sconfitta e riapre il campionato portandosi a meno uno. Il primo tempo è decisamente poco emozionante, anche se all'ottavo la Leoncelli protesta, punizione di Valetti, sulla respinta arriva il gol che viene però annullato per un dubbio fuorigioco. Al 21esimo pericolosa ancora la Leoncelli, sempre da fermo, stavolta calcia a Carletti, ma il portiere di casa para. Decisamente più bella la ripresa. Al 9° minuto combinazione offensiva tra Valetti, Franzini e ancora Valetti con conclusione di quest'ultimo, troppo alta. Al 10°, ovvero un minuto dopo, Tunesi, innescato da Carletti, spara alto a tu per tu con il portiere. Al 13°, nuovo calcio da fermo, calciato da Valetti con la palla bloccata. La Rapid United si scuote e dopo un'ora di Leoncelli ecco che esce la squadra mantovana. Al 60°, la Covara conclude da posizione defilata e trova la bella risposta di Bergamaschi. Sempre la Covara, al 23°, viene lanciato ancora in profondità, calcia in porta ma Bergamaschi riesce ancora ad intuire e parare. Un minuto dopo, sempre sulla sinistra, la Rapid sfonda ancora con il neo entrato Esposito, il salvataggio sulla linea è di Arcari. Si rivede la Leoncelli al 27°, conclusione potente ma centrale di Valetti col portiere che riesce a respingere. Il finale è ancora molto acceso, infatti decide tutto. Al 29°, conclusione rasoterra di Tunesi, controllata dal portiere. Al 39°, punizione di Gilardi, troppo distante dalla porta, che però per poco non sorprende il portiere che riesce a deviare sopra la traversa. Al 90° esatto, ecco il gol, rimessa laterale, inserimento di Esposito con cross e deviazione sfortunata di Mariani che condanna la Leoncelli al primo KO e lancia la Rapid United. I Vescovatini sono infatti campioni d'inverno, ma adesso la distanza tra le due battistrada del girone K di seconda è di un solo punto.